Ciao Salvatore, partiamo subito con una domanda. Chi era l'uomo cane? Si tratta di un mito di 50 anni fa o di altro? L'ho conosciuto io, Mazzara, viveva e viveva come un cane. Tu gli buttavi, tu gli davi un tozzo di pane e lui non lo voleva, glielo buttava a terra dove la gente pisciava, dove i cani pisciavano, dove le bestie pisciavano e lui se lo mangiava. Se gli davi qualcosa di buono lo rifiutava. Beh, io dico una cosa soltanto, questa gente che ci viene a fare su questo pianeta Terra, stronzi del genere, ce ne sono io in tutte le città, che si fanno chiamare barboni. Cioè lui viveva fuori, all'addiaccio, e si pensa che sia stato una persona molto cotta, addirittura l'avevano avevano attribuito che lui fosse stato Ettore Majorana, il fisico nucleare che scoprì l'antimateria e per questo è stato prelevato da superiore sconosciuto e portato via da questo piano di vita, perché l'umanità non è ancora pronta per poter conoscere l'antimateria, altrimenti la Terra ne subirebbe delle conseguenze così gravissime che l'Apocalisse avverrebbe subito. Quindi questo qua era uno dei tanti stronzi, sul vero senso della parola, stupidi, che hanno sbagliato nella loro vita e non facevano altro che vivere una vita da cane per poter, diciamo così, modificare il male che avevano fatto. Rendendosi la vita impossibile. Ora io dico questo, io sono ignorante, al di là che non farei mai una cosa del genere, perché la mia mente funziona. Queste persone, a quanto sembra, erano più intelligenti di me. Lui era un fisico, qualcuno che sapeva di matematica, perché addirittura ai ragazzi del liceo lui gli svolgeva i compiti di matematica, come se nulla fosse, d'acqua di rose. Quindi era una mente. Ma che cosa gli è servita questa mente di merda, qualora lui ha commesso dei danni irreparabili e si è dedicato a una vita di cane? Beh, tu vuoi, diciamo così, equilibrare il male che hai fatto in bene, perché prima o poi lo dovrai fare quando ti troverai a cospetto con te stesso, non con Dio, perché tu stesso sei Dio, stronzo. Quindi dovresti fare, per il male che hai fatto, con la tua mente luminosa che c'hai, fare in modo di poter aiutare persone e di poterle, diciamo, portare ad un livello tale per tutta la vita, non da cane, ma vestirti normalmente, cibarti magari su un tavolino, su un qualcosa o alimentazione frugale come vuoi tu, e sei libero di poterlo fare, ma non come un cane randagio. Vivere una vita da nulla. E perché non ti uccide? Che ci stai a fare su questa terra? Sei nullo. Non sei, diciamo così, positivo né per te né per gli altri. Quindi trasforma il tuo dolore, la tua sofferenza, il male che hai fatto in bene. Gesù cosa diceva? Non uccidere il male, trasformalo in bene. Non possiamo uccidere noi stessi o dedicarci ad un male già fatto, ad un altro male costruito su di noi, sul male stesso. Bisogna modificarsi, trasformarsi. Questo è importante, non quello che faceva questo miserabile, perché io lo chiamo miserabile. Tutte le persone che ragionano in questo modo, come grandi menti o ingegneri o cosa, se ne vanno a fare barbone e abbandonano tutto qua. Siamo d'accordo, è vostra libera scelta, siete Dio, potete farlo. Ma se volete equilibrare il male che avete fatto per dedicarvi ad una vita di merda, cercate di aiutare le persone che non hanno la vostra mente, la vostra capacità e tutto quello che voi sapete fare. Date il vostro contributo per far crescere o per portare a certi livelli le persone, ignorando le persone che hanno bisogno d'aiuto. Questo è amore. Loro non hanno amore né per se stesse, e non avendo amore per se stesse non hanno amore per nessun altro. E questa gente non deve più vivere. La società li porta come se fossero eroi, come se fossero miti, li mitizzano addirittura. Per fortuna dopo 50 anni
io lo ricordo benissimo, da ragazzo lo andavo a vedere pure io. Ero pure uno dei tanti stronzi che andavano a vedere l'uomo cane per vedere come viveva. Per fortuna tutti quanti si sono dimenticati dell'uomo cane dopo che è morto. Non merita niente, una persona del genere non merita niente. Non è di utilità al suo io spirituale, non è di utilità a se stesso né alla collettività. Non è di utilità a nessuno, e quando uno non è di utilità a nessuno è meglio che scompaia. Semplicemente. Tutto lì. Approfittiamo per un'altra curiosità. Perché secondo te le persone quando muoiono poi diventano tutte brave oppure si pensano che siano tali? Vedi, purtroppo Turiddu non è Salvatore. E tu adesso ci rispondi da Turiddu o da Salvatore? Da Turiddu. Cioè è morto un mio parente alla larga, anni fa, tantissimi anni fa. Io ero lì come tutti gli altri. Era modo di fare e andavamo lì a vedere. Stai tranquillo che quando muoio io non viene nessuno. Quando mi hanno massacrato non è venuto nessuno, né di tutte le persone che ho guarito né di tutti gli amici che avevo. Mi hanno lasciato solo come un cane, perciò figurati. Ma al di là di questo non mi importa niente, perché c'è Cristo che mi aiuta e che mi sta sempre a sollevarmi dal dolore e dalla sofferenza. Sentivo i commenti di tutti i parenti, di tutte le persone su questa persona. Da premettere che io lo conoscevo benissimo, era un cane, era un bastardo, era uno che schifoso, che se vedeva a terra e aveva bisogno di una mano per alzarti, non te la dava, o se aveva bisogno di un boccone di pane per poterti, diciamo così, riprendere da uno stato di depressione o da uno stato di bassa pressione, non te lo dava manco ammazzato. Ebbene, tutti gli altri, quando è morto, da principio lo criticavano. L'attimo in cui è morto e si sono trovati tutti insieme, hanno cominciato a dire che brava persona che era. Non ha mai fatto male a nessuno. Era un uomo degno, una brava persona. Dio si prende tutte le brave persone e i cattivi le lascia sulla terra. Anche Turiddu è diventato pazzo. Teste di cazzo! Proprio questo. Questa persona era un bastardo, un figlio di puttana, non ha mai fatto bene a nessuno. Non ha mai fatto male perché era un pavido, perché era un vigliacco. Questo dovete dire, non perché era una brava persona. Perché era un pavido e un vigliacco e non si voleva intromettere nei cazzi degli altri e li lasciava pure morire di fame. Ma non era una brava persona, era un bastardo. E voi ora dite questo? Beh, mi hanno dato tutti torto, mi hanno isolato, perché ho detto la verità. La verità non si può dire, neanche in punto di morte. Si deve andare verso l'altra dimensione con le bugie, con le menzogne, con tutto quanto. Diventano tutti bravi. Ma che senso c'ha la vita in questo mondo? A che vale essere vivi se non siamo nella vita? A che vale essere uomini se siamo animali? E nessuno cambia. Mi criticano perché io sono duro nel parlare o sono a volte volgare. Volgare sono tutti quanti, mi attorniano. È tutta l'umanità volgare. Per tutto quello che fa, specialmente in questi giorni, stanno massacrando centinaia e migliaia di animali in tutto il mondo, milioni di animali, per la nascita di Cristo. Ma stiamo scherzando? Io sono a digiuno, in meditazione e in preghiera. Ogni anno l'ho fatto da 45 anni. In meditazione e in preghiera. Si può vedere dai miei video dove ci sono il mio tempietto di meditazione, dove ci siamo noi. La notte di Natale e di Capodanno noi facevamo fino a mezzanotte. Meditazione e preghiera. A digiuno, tutto il giorno. Il giorno dopo ricominciavamo a mangiare. E questo è quello che io intendo. Volgare non sono io, volgare sono tutti gli altri. A proposito dei controsensi, capita che i preti si fustigano i loro corpi quando sono nell'errore. Cosa pensi al riguardo? Queste altre stronze
di merda, perché sono pieni di merda, sono barili pieni di merda, di carne, di pesce, di prosciutto, di salame, di mortadella, hanno le dispense piene di merda e loro sono pieni di merda. Quando poi capiscono a chi hanno sono pedofili, a chi hanno fottuto, a quello che hanno fatto e tutto quanto, arriva il pentimento e si giustifica. Ma signori miei, la volete smettere di essere tutti stronze e di capire che fustigate, come si dice, fustigate? Un corpo che non ha colpa. Perché dare legnate al corpo fisico? Quando è la vostra mente che fa le minchiate? Voi non fate altro che fustigare. È come se tu vai sott'acqua con uno scafandro. Lo scafandro non funziona bene quando esci di incazzo e cominci a fustigare lo scafandro. Per tutta una vita fustichi lo scafandro. La stessa cosa facciamo noi. Fustichiamo noi stessi. Che c'entra? Il corpo fisico non ha nessuna colpa, è la mente che ha colpa. Cerca, stronzo che non sei altro, di modificare la tua mente e di pagare le conseguenze del male che fai. No, fustigano il corpo. Lo rendono pieno di piaghe, di sofferenze, di quella e di quella. Questo è la Chiesa Cattolica insegna. Questo insegnava Gesù Cristo. Non si è mai fustigato Gesù Cristo. Gesù Cristo nell'orto del Getsemane pianse sangue e acqua per il dolore del mondo e per tutto quello che l'attorniava, per l'incoscienza degli uomini, per l'ignoranza, per quelli che erano e per quelli che stavano facendo a un puro. E l'accettò. Accettò tutte le malattie degli uomini, li prese addosso a sé. Ora, chi sono io? Io non sono Cristo. Io torno paladino su me. E sono 45 anni che prendo tutte le malattie di tutte le persone che mi scrivono, vengono qua, ed io assorbo tutte le malattie. Per quale motivo? Persone che poi mi sputano in faccia, che poi parlano pure male di me, che mi dicono un sacco di cazzate anche nei video. Perché non vanno tutte a Fangolandia? D'ora in avanti li manderò lì io. Quando vedo che qualcuno mi rompe i coglioni nell'arco di certe discussioni, io li depenno dal mio sito, li mando tutta a Fangolandia. Io che sono qua a morire di tutto il loro dolore, di tutte le loro sofferenze, che ci guadagno io? Ho perso tutto quanto. Ma non sono Gesù Cristo. Gesù Cristo l'ha potuto fare perché era Cristo, figlio di Dio. Io sono Turiddu, figlio di mio padre e di mia madre. È come il discorso che martorizzano il corpo fisico. Che c'entro io col corpo fisico? Io te che su Willer ho letto tutta la mia vita. E mi massacrano, massacrano a me, perché non vanno a massacrare Salvatore Paladino? Non lo possono trovare. E insieme a un grande maestro che ci fanno un culo così al primo che si avvicina. Capisci? E questo è il problema dell'umanità. Stronza, decrepita, smarrita, zombie, vivente, tutto quanto. Mi possono dire tutto quello che voglio. E il primo che parla lo depenno e lo mando a Fangolandia. È la verità che sto dicendo io. Non sto dicendo cazzate. Perfetto, grazie.